Allora, iniziamo con... Sì, stiamo registrando. Iniziamo con informazioni di tipo pratico. Allora, io mi aspettavo per oggi che aveste fatto quel minimo censimento per capire se c'erano dei problemi con la frequenza delle prima e seconda squadra. No, ricordate che ieri avevamo parlato, qualcuno ha parlato dei problemi, io ho chiesto, cerchiamo di capire quanti sono, no? Quindi, sicuramente l'avete fatto, ma se no, sarebbe buono, perché altrimenti non ci vediamo più praticamente fino a lunedì prossimo, quindi bisogna deciderlo e devo avere le informazioni oggi per poterlo fare. Okay? Quindi cortesemente o adesso o nell'intervallo cercate di farmi capire, no, se esiste un problema o no. Un altro problema che invece certamente esiste è quello del fatto che alcuni, barra molti, barra diversi, non so che aggettivo utilizzare, di voi non hanno svolto nel semestre precedente il corso di programmazione oggetti. E questo è oggettivamente un problema, perché qui, in questo corso qua si pensava proprio di partire e andare avanti. Allora, adesso magari più avanti con calma mi fate capire meglio che cosa nel vostro piano di studi vi ha obbligato a fare una cosa di questo genere, in modo che si possa vedere se si riesce a sanare o affrontare la cosa per il futuro, modificando eventualmente, non so, devo parlare col professor Avazzi per capire, no, di costruire un piano di studi che non abbia criticità di questo genere, no? Perché poi alla fine rimanete danneggiati voi. Quindi me lo spiegate poi con più calma, non adesso che dobbiamo partire. Adesso però c'è la questione pratica di che cosa fare per chi si è trovato in questa situazione. Allora, recuperare i contenuti di un corso di 8 crediti in una settimana o due sicuramente non è agevole né semplice, però non è neanche impossibile, magari non una settimana o due, ma nelle prime settimane, se qualcuno di voi, qualcuno mi ha già chiesto, ho detto, ma se io dovessi provare a studiare quel tanto che serve di Java per riuscire a capirci qualche cosa di questo corso, come posso fare? No? Cosa mi consigli di fare? Allora, io ho aggiunto stamattina una sezione FAQ, scritto FAQ, sul sito del corso, con domande frequenti, e chiaramente questa è una domanda frequente, cosa posso fare se non ho fatto programmazione oggetti? Allora, le cose che potete fare sono due. Entrambe, cioè non in alternativa. La prima è, ho parlato stamattina con Lamberti, ha detto che ha già ricevuto parecchie, che è il docente di programmazione oggetti, parecchie richieste da alcuni di voi di poter essere abilitati sul portale per vedere le sue video lezioni. Lui ha detto che non è nessun problema, vi abilita tutti, no? Se vi serve, se lo richiedete. Quindi questo è un primo punto, in modo da avere un pacchetto di lezioni che chiaramente è lungo 80 ore, meno le recitazioni, quindi sono una sessantina di ore, quindi è un bel pacco, paccone, no? Però i contenuti sono quelli e non sono, spesso non sono neppure più di tanto accelerabili, nel senso che c'è effettivamente tanto materiale. L'altra cosa, a supporto, in parallelo, in alternativa, è, io vi potrei suggerire questo testo che a me piace parecchio, che è molto diretto e anche tutto sommato essenziale, su Java, no, è uno di quelli che, come vi ho spiegato, a 5 dollari vi portate a casa l'ebook originale. E per lo stile di scrittura, diciamo così, si fa digerire abbastanza rapidamente, abbastanza facilmente. Secondo me, adesso non so esattamente quale testo venisse usato nel corso precedente, però questo sicuramente ha un approccio più diretto, forse più rapido, forse. Parte dal presupposto già che voi sappiate cosa vuol dire programmare, quindi diciamo così, informazioni che vi arrivano dal primo anno giù di lì. Ecco, io quello che ho fatto sul sito è di indicare i capitoli che non ci interessano. No? La prima metà del libro serve tutta, perché essenzialmente racconta la programmazione oggetti, cos'è una classe, cos'è un oggetto, cos'è un riferimento, cos'è un metodo, cos'è una chiamata, cos'è l'ereditarietà, queste cose qua, senza le quali non riusciamo proprio a capirci. No? E dopodiché ci sono alcuni capitoli che raccontano, ad esempio, la parte di swing, la parte sulla chiamata di metodi remoti, eccetera, che non ci interessano,
e lo indicate qua, quindi sono 20 capitoli, non è un libro terminato, sono solo 720 pagine, no vabbè, poi ci sono appendici, tanti disegni eccetera, è così, vedete voi, ecco, questo credo che sia un percorso possibile, sicuramente impegnativo per chi vuole cercare di rientrare su questa cosa. Altri mi hanno scritto via mail, ma io quasi quasi stavo pensando di lasciar perdere quest'anno, concentrarmi sul corso di IOI e fare questo l'anno prossimo. Decidetelo voi, io non è che posso, diciamo così, scegliere al posto vostro. Non lo ritengo impossibile, anche perché noi spesso poi, dovendoci concentrare sul livello applicativo, sia per quanto riguarda l'interfaccia grafica, sia per quanto riguarda l'accesso alle basi dati, la programmazione che faremo è molto schematica, no? Sono sempre le stesse cose, sempre gli stessi modi. Per cui uno, anche se non è bello però dirlo, ma uno se non ha proprio compreso che cosa sta facendo fino in fondo, per certe parti se la cava. Per quella algoritmica un po' meno, molto meno, cioè quando si parla di strutture dati si parla di collection, però vabbè, sono alcune parti che richiedono qualche approfondimento in più. Valutate voi, se avete bisogno di aiuto, suggerimenti o altro, provate a chiedermi e vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, ignorando che questo problema esista, andiamo avanti, entrando, no, nel primo argomento, che è quello della programmazione grafica, dicevamo, riprendo solamente due cosette di quelle che abbiamo visto ieri per poi passare alla presentazione successiva, che è già quella più operativa, no? Ieri già abbiamo visto un paio di flash, fatemi riprendere con un pochino più di calma. Noi lavoriamo, dicevamo, sulla libreria JavaFX 2, versione 2, adesso ce l'ha, se non sbaglio, 2.2.7, se non ricordo male, un'ora fa ho controllato, dovrebbe essere quel numero lì, ma... E il motivo, se vogliamo, la conferma, no? Che la Oracle sta cercando di spingere proprio su questo tipo di libreria, seppur al momento attuale rischia di essere incompleta per certi tipi di applicazioni, soprattutto quelle più, diciamo così, in ambito enterprise, è che l'ha inclusa direttamente dentro la JDK. Quindi non fatevi confondere, ci sono ancora dei link in giro che dicono scaricati la libreria JavaFX. No, non servono più, nel senso che serviva quando c'era la versione Java 6. Ciò con cui lavoriamo noi, e lo dico qua, poi in laboratorio avrete istruzioni anche più, diciamo così, dettagliate per l'installazione di ciò che serve, però la cosa essenziale è che ci serve l'ultima versione della JDK, del Java Development Kit, della Oracle, versione 7. Ok? All'interno di questa è già compresa la JavaFX. Tutto ciò che ci serve per sviluppare anche in JavaFX. Le paroline della prima riga sono tutte importanti. È importante 7 e non 6, è importante Oracle. Perché nella versione open source della Virtual Machine Java del JDK, che è la cosiddetta OpenJDK, quella che vi trovate normalmente installata su tutte le distribuzioni Linux, per capirci, non c'è anche... una JDK completa versione 7, ma non c'è la parte JavaFX, perché stanno ancora lavorando per fare il porting. Non esiste una versione open source per il momento di libreria JavaFX, perché ci sono delle porzioni che non sono open source e quindi le stanno reimplementando. Quindi, se vi trovate su una macchina Linux, adesso non so bene il Mac come sia messo, ricordatevi che dovete scaricare e configurare la Virtual Machine Java della Oracle, dovete andare a scaricare dal sito della Oracle e installarla. A parte, non è complicato, basta installarla, ma non funziona con la libreria base. Ma problemi pratici, ma che poi possono essere bloccanti. E dopodiché, ma lo vediamo, lo vedremo oggi più avanti, un plugin di Eclipse, vabbè, chiaramente useremo Eclipse per fare sviluppo, c'è un plugin che si chiama Eclipse, non saprei come pronunciarlo, Eclipse FX, diciamo, che si installa dal marketplace, quindi dal menu di Eclipse, scegliete, se non sbaglio, Eclipse Marketplace, cercate questo Eclipse FX, che vi aggiunge un paio di comandi che useremo e troviamo utili per creare progetti nuovi, essenzialmente, non è che faccia un granché. E poi un tool della
dell'Oracle stessa che si chiama JavaFX Scene Builder, che useremo tantissimo, che ci servirà per disegnare le interfacce grafiche graficamente. Oggi lo vediamo. I link sono sul sito, non ve li detto a memoria. Ok, allora, i concetti di base quali sono? Che poi riprendiamo meglio. Il concetto di base è che è un'applicazione grafica in JavaFX ha una serie, una struttura, diciamo così, che parte da un oggetto, no, che rappresenta una finestra del nostro sistema operativo e poi si specializza via via includendo i componenti grafici stessi, i cosiddetti widget. Cioè noi ci immaginiamo di avere una bella finestra sul nostro computer e dentro questa finestra ci sono delle cose. Ci sono delle cose che sono dei titoli, delle etichette, delle immagini, dei bottoni, delle caselle di testo e tutto quello che vedete, no? Degli sfondi, eccetera. Allora, come si costruisce questo nel modello JavaFX? Ogni applicazione JavaFX inizia nello stesso modo, nel senso che c'è un oggetto che si chiama stage, che sarebbe il palcoscenico, tradotto così, c'è un po' una metafora teatrale dietro questi nomi, il palcoscenico su cui va in onda lo spettacolo. Di fatto altro non è che la rappresentazione in Java della finestra del sistema operativo, che sia una finestra Windows, che sia un sistema macOS, sono fatte diverse come oggetti, ma in JavaFX noi le vediamo tutte con un unico oggetto che si chiama stage. La cosa, diciamo, di buona è che viene normalmente creato automaticamente, non ce ne dobbiamo preoccupare, ci viene già passato. Però tutta l'interfaccia grafica discende da quell'unico oggetto stage che è concretizzato, è visibile, no? In una finestra vera sul desktop di qualcuno. Dentro questa finestra, questo stage, ci sono delle scene, tendenzialmente per quello che faremo noi ci sarà una scena. Cioè la scena è ciò che viene visualizzato sullo stage in questo momento. In teoria io ho un'applicazione, immaginate, fatemi dire, le pagine o le videate di un'applicazione. C'è la videata di login, poi c'è la videata con i dati, poi un'altra videata per inserire un dato nuovo, eccetera. Tutte queste che ho chiamato volgarmente videate sono diversi stage, scusate, diverse scene, che si alternano sullo stesso stage, perché la finestra è la stessa e il contenuto cambia. Il contenuto cambia vuol dire che non vado a mettere e togliere gli elementi, i bottoni, li preparo tutti, queste scene, e poi passo da una scena all'altra. Questo è un meccanismo che forse ne avremo bisogno più avanti, ma diciamo per la prima parte del corso ci servirà semplicemente avere un unico stage in onda sulla scena che ci viene passata. Quindi questi due livelli ci vengono abbastanza gratis, dovendone fare uno solo, non abbiamo nulla da fare in particolare. Poi il vero lavoro è riempire la scena di oggetti reali, visibili, che si chiamano nodi. No? Tutta JavaFX è basato su dei discendenti di una classe che si chiama node. E tutti i node sono tutte e sole gli oggetti che possono far parte di una scena. Vedremo che questi nodi sono organizzati gerarchicamente, annidati uno dentro l'altro, ma di questo chiaramente è il lavoro che dobbiamo fare oggi, capire come sono organizzati. In particolare, l'ho già fatta vedere ieri questa, i nodi, tra i vari nodi possibili che posso mettere dentro uno stage, ci sono i control cosiddetti, i controlli di interfaccia utente, bottoni, etichette, checkbox, progress bar, slider, tutti gli elementi a cui siamo abituati, a cui ci siamo abituati nell'usare qualunque tipo di programma. Alcuni anche un pochino più evoluti, tipo i tab, no? E vedete che questi controlli, alcuni sono puntuali, c'è cioè una casella di testo, è lei, fine, non c'è altro, un bottone, è lui, non c'è altro. Altri invece sono strutturati, tipo un elenco di voci, allora c'è l'elenco e poi ci sono le voci, quindi in realtà stiamo già immaginando un nodo che rappresenta l'elenco e poi tanti nodi che rappresentano ciascuna delle voci. I tab. No? Interfaccia tab, ci sarà l'area che contiene i tab, ci saranno i singoli tab, il contenuto dei singoli tab, e tutti questi sono nodi. No? Quindi dobbiamo un po' abituarci nel momento in cui vediamo o ci immaginiamo un'interfaccia utente, a vedercela come albero gerarchico di nodi annidati uno dentro l'altro. Impariamo quali tipi di nodi ci sono e poi si potranno combinare in tutti i modi che ci fanno piacere. Combinare anche attraverso delle primitive di impaginazione, che
sono essenzialmente le stesse di swing. Adesso poi le vediamo più con calma. No? Nel senso che una delle caratteristiche di tutti i toolkit grafici moderni è quello di permettere il layout di tipo dinamico. Cioè io potrei prendere, ma non si fa più, nessuno lo fa più, potrei prendere una finestra di dimensione 800x350 o pixel e dire che il bottone ok, per dire bottone con questo ok, lo metto nella posizione che ne so, in basso a destra con 37 pixel di distanza dal bordo inferiore e 25 dal bordo destro. Potrei pensare a interfacce di questo genere, no? Misurando i pixel. Allora, a questo punto non c'è bisogno di nessun meccanismo di layout complicato. Tutti gli oggetti fanno parte dello stesso foglio, semplicemente so esattamente, o predefinito esattamente, in quale coordinate metterli. Il problema è che questo approccio, oltre ad essere pallosissimo, è anche pochissimo flessibile, nel senso che se uno ha uno schermo un po' più grande, un pochino più piccolo, avrebbe anche piacere o voglia di ridimensionare la finestra, così non lo può fare. Ma se io voglio invece permettere all'utente di ridimensionare la finestra, nel momento in cui lui allarga la finestra, tutti i miei calcoli fatti sui pixel si sballano. Dovrei avere il calcolo della posizione, delle coordinate in cui metto il bottone, rifatto dinamicamente, sulla base ad esempio della dimensione della finestra corrente. Allora, se io alzo la finestra, non ha senso che il titolo si abbassi, no, il titolo deve rimanere sempre in alto, il footer deve rimanere sempre in basso, invece il contenuto centrale si può espandere, quindi quali parti si espandono, quali no, lo devo decidere io. Allora, i nodi di layout servono proprio a far questo, sono dei contenitori invisibili, fatti di gomma, di molla, no? Cose che si possono allargare oppure no, dentro cui posso mettere gli oggetti, un bottone ha una sua dimensione, quello lì, la larghezza deve averla, non è che sia dimensionabile il bottone. I nodi layout sì, con ciascuno ha delle regole diverse. Allora io cosa faccio? Io creo un incasellamento, un annidamento di nodi di layout che di fatto descrivono alla libreria Java come fare a impaginare tutti i controlli che metterò sulla pagina. E quindi il calcolo delle coordinate se lo fa lui. Io gli do le regole, e le regole come gliele do? Attraverso i nodi di layout. Questo è il concetto di partenza, poi vedremo in pratica i principali nodi di layout e come si usano. Ecco, la terza tipologia di nodi, che sono sempre tutti nodi, e stiamo parlando di cose molto diverse, dal bottone, che si vede, si può toccare, a un elemento di layout che non fa altro che modificare le coordinate in cui si trovano gli altri controlli, a cose molto più complesse, come i grafici. Sono tutti allo stesso livello, nel senso che la fatica per mettere su una pagina un bottone, la fatica per mettere su una pagina un diagramma tort è la stessa, una riga di codice. Qui ci troveremo molto bene, quando dovremo visualizzare dei dati, anche mostrarli in forma grafica, perché costa veramente poco con questa libreria farlo. Ecco, i nodi, questo è un piccolo sottoinsieme dei tipi di nodi, adesso è illeggibile ovviamente, ma non importa, nel senso che non andiamo a leggere da qua, lo andiamo a leggere direttamente dalla documentazione. Era per darvi un'idea che questo è node, javafx.scena.node, che è la classe padre di tutto. Tutto ciò che mettiamo nella scena sono nodi o sottoclassi di nodi. Ecco, queste sottoclassi di nodi sono... Non li ho messi tutti qua, Ne ho tolto qualcuno, se no... Ma vediamo la gerarchia. La sottoclasse di nodi sono quattro. Parent, Shape, Canvas, Image View. Allora, parent e non parent. Prima grossa divisione. Un parent, come dice il nome, parent, genitore, è un nodo che può avere dei figli. È un tipo di nodo all'interno del quale posso definire altri nodi. In questo senso avere figli. No? Allora, ci sono alcuni nodi all'interno dei quali ne posso costruire altri. Ad esempio tutti i nodi di layout, le tabelle. Quindi possono essere parent di altri nodi. Sono la maggior parte, no? Sono quasi tutti figli di parent quassù.
Poi ci sono, e i nodi parent hanno la caratteristica di partecipare, diciamo così, al layout dinamico in buona parte, no? Di ridimensionarsi, di posizionarsi. Poi ci sono un'altra serie di nodi, che sono shape, che in realtà non sono parent, sono nodi terminali, non possono avere figli, e sono le forme geometriche, qui ne ho indicate alcune, arco, cerchio, linea, rettangolo, poligono, eccetera, eccetera. Sono per disegnare sullo schermo, mettere delle figure geometriche vettoriali per fare i bordini, per fare gli sfondi, per fare il logo e cose di questo genere. È chiaro che quando ho disegnato un segmento non è che dentro il segmento ci sono altri nodi, è lui finito lì. Quindi questi non sono nodi tipo parent, sono nodi tipo shape. C'è un nodo importante che si chiama canvas. Canvas è la... no, tavolossa, come si dice in italiano? Su cui, la tela su cui disegna il pittore. Grazie. Un canvas è una matrice di pixel che potete fare, che potete usare a vostro piacimento. E lì potete, se volete fare un videogioco o qualcosa di questo genere, dovete lavorare direttamente con i pixel grafici. No, la maggior parte dei controlli servono per fare dei form, delle caselle di testo, eccetera. Se volete andare sulla parte grafica, vi serve un contenitore dentro il quale possiate disegnare ciò che volete. E allora lì effettivamente lavorate il pixel con delle primitive di grafica 2D, anche di grafica 3D. Non è completissima, ma comincia a esserci anche efficiente. Ma noi in questo corso non facciamo grafica, quindi il canvas non lo useremo praticamente mai. E l'ultimo, Image View, è un nodo che contiene un'immagine. Quindi se volete vedere lo sfondo della cosa, oppure l'immagine di un logo, da un angolino, lo potete fare. Ma ovviamente i nodi che ci interessano di più sono quelli più in alto. I parent a loro volta si dividono in quattro gruppi. Control, Group, Region e Web View. Control è la famiglia più numerosa, perché sono tutti questi. Region sono gli altri, la seconda più numerosa. All'interno di Region in particolare ci sono i pane, pannelli, che di fatto raccolgono tutti i meccanismi di layout di che abbiamo visto prima. No, poi lo torniamo. È tanto per dire, in questa grossa tassonomia, in questo grosso insieme di sottoclassi, pane è una famiglia che ci interessa, perché è quella che useremo per fare layout. L'altra famiglia che ci interessa è control, che contiene, che ne so, il choice box, la combo box, il checkbox, il menu button, la menu bar, eccetera. Tutti i controlli grafici che visivamente abbiamo visto prima. Quindi alla fine di tutto questo albero ci interessano soprattutto i controlli e soprattutto i pane, i pannelli. Poi c'è qualcosa di più sui grafici, sugli axis, i chart, ma lo vedremo più avanti quando faremo i grafici. Questi sono quelli, un sottoinsieme di quelli predefiniti. Poi in realtà cominciano già a esserci in giro dei progetti che definiscono dei controlli aggiuntivi. Ad esempio questo progetto JF Extras, JavaFX Extras sarebbe, definisce dei controlli in più, tipo che ne so, il display a puntini, a cristalli liquidi, la batteria, l'orologio analogico, un po' di cosine di questo genere che abbelliscono ulteriormente. E la cosa bella è che sono integrati sempre come figli di nodo e molto spesso sono indistinguibili dai nodi originari, nel senso che voi potete avere un nodo, c'è uno slider qua, ad esempio indicatore di progresso qua, che è indicato magari in un certo modo, oppure con il 60% sono arrivato fino a questo punto, classico, serioso se vogliamo, ma dietro la stessa interfaccia potete anche avere qualche cosa di questo genere, o un contachilometri, una cosa del genere, che ha un aspetto grafico completamente diverso, ma dal punto di vista del programmatore non cambia nulla, semplicemente ho inserito un nodo di un tipo piuttosto che di un altro, ma alla fine il comportamento, no, dal punto di vista del programmatore non cambia nulla. E quindi no, ci permette appunto di fare, come dicevamo, interfacce utente anche più ricche. Allora, in pratica, veniamo al codice. Questo è un programma JavaFX completo che non fa niente. Apre una finestra
vuota. Poi lo riprendiamo meglio. Tutto il lavoro sta dentro un certo metodo start, che viene chiamato, che riceve come parametro uno stage. Stage è il palcoscenico, cioè la finestra già creata. Quindi il nostro lavoro sarà quello di riempire il metodo start. Il metodo start è un metodo ereditato da una superclasse application, da cui la nostra applicazione deve ereditare. Quindi noi costruiamo un'applicazione che extends application, eredita l'application, e come application eredita il metodo start, di cui noi abbiamo una serie di metodi predefiniti, alcuni dei quali, in particolare lo start, li dobbiamo ridefinire noi per far fare all'applicazione ciò che vogliamo noi. L'applicazione da sola, ci pensa lei, a creare la finestra, a creare lo stage, e a questo punto, una volta che ha una finestra creata, vuota, mi passa il controllo, mi chiama start e dice: cosa vuoi fare con questa finestra? Allora, con questa finestra io voglio creare una nuova scena, perché voglio metterci dei contenuti. Questa nuova scena dovrà contenere dei nodi, in particolare dovrà avere un nodo di partenza, il nodo che contiene tutto. La scena di per sé non è un nodo, la scena contiene i nodi. Deve contenere un nodo iniziale, più largo, un contenitore più ampio in cui metto dentro tutto. Il contenitore più semplice che posso avere è un nodo di tipo group. Group c'era, è qui, è qua. È un tipo di parent, ovviamente deve essere un parent, un genitore, perché deve contenere il resto. È un group, è semplicemente un nodo, che, un contenitore layout che non fa nulla, che lascia i nodi interni dove sono, quindi li devo poi posizionare a mano se voglio. Ma è il più semplice di tutti. E quindi creo un nodo che chiamo radice del mio albero di nodi e creo una nuova scena associata a quella radice. Quindi a questo punto io che cos'ho? Ho uno stage, che è la finestra. Ho una scena associata a quello stage. Questa scena ha una radice, un nodo radice di tipo gruppo. Poi non ho messo dentro altro, il gruppo è un nodo invisibile, quindi non farà vedere nulla, farà vedere una bella finestra nera, vuota. Ma io ciò che posso fare è cominciare, ad esempio, a impostare set title, cambia il titolo della finestra, dello stage. Stage uguale finestra, non facciamoci fregare dal nome. Solo che stage e scene si confondono, no? Ma per fortuna stage lo usiamo 3 volte, in 2 o 3 istruzioni, poi non usiamo più in tutto il resto del programma, quindi. E poi c'è il colpo di bacchetta magica, che è quello che apre il sipario. Dice stage, cioè finestra, set scene, scene. Su questa finestra imposta, fai vedere questa scena. Quello che dicevo prima, io posso avere tante scene pronte, ma ne faccio vedere una per volta. Sullo stage va a finire una per volta. Questa è l'operazione che lo fa. Show mostra la finestra. La rende finalmente visibile, perché la finestra prima è stata creata, ma non era ancora, diciamo così, presente sul desktop. Fine. Cioè, questo crea una finestra vuota. Adesso non la facciamo girare, perché ci sarebbe un poco da divertirsi. L'altra cosa che dobbiamo fare per far sì che questo metodo prima o poi venga chiamato è chiaramente avere un metodo main che attiva la nostra applicazione, che deve chiamare il metodo launch della classe madre di application. Quindi application.launch fa il lancio dell'applicazione vera e propria, quindi inizializza tutto ciò che deve fare, fa un po' di lavoro suo che per fortuna non ci interessa. Chiamo un metodo init che, se vogliamo, possiamo ridefinire, ma poi alla fine chiama il metodo start. Okay? Noi non possiamo chiamare direttamente start dal main, dobbiamo farlo chiamare dal metodo launch, perché, e questa è una delle bellezze di JavaFX, perché in realtà la parte grafica viaggia in un thread separato, parallelo, rispetto al thread principale del programma. Quindi il main sta in un thread, start sta in un thread diverso. Quindi non lo posso chiamare io direttamente. Ma JavaFX ci nasconde tutte queste sottigliezze qua sulla programmazione concorrente, no? E quindi devo solo ricordarmi di usarlo in questo modo e non far pasticcio. Questo è il minimo, no? Tutte le applicazioni JavaFX sono aggiunte rispetto a questo. Cioè, io dentro la mia finestra vuota ci voglio mettere un bel bottone. Cos'è questo? Un rettangolo? Un rettangolo è uno shape, che è un tipo di node.
Uno shape è semplicemente una cosa che fa bella mostra di se stesso, è lì, non ci posso interagire, non lo posso toccare, non lo posso spostare, c'è e si disegna. Vabbè, io creo un nuovo nodo di tipo rettangolo, quelle lì sono le coordinate del primo punto e del secondo punto, alto a sinistra e in basso a destra, definisco le proprietà di questo rettangolo, lo voglio riempito di blu, non voglio che abbia nessun bordo perché non l'ho specificato, e aggiungo, l'istruzione chiave ovviamente è questa, aggiungo il rettangolo che ho appena creato ai figli del contenitore root, in questo caso è l'unico nodo che ho. Quindi creare una scena è sempre così, io ho un contenitore, creo un nuovo nodo, in questo caso è un rettangolo, potrebbe essere un bottone, potrebbe essere un'immagine, uno dei tanti nodi che abbiamo visto prima, lo creo, gli setto le proprietà, lo voglio largo, lo voglio stretto, lo voglio lungo, lo voglio con un testo dentro, lo voglio con un titolo, lo voglio con lo sfondo sfumato, ombreggiato, quello che voglio, lo decoro e poi lo aggiungo. Dicevamo prima dentro, no? Prima parlavo di layout, dicevo dentro gli elementi di layout ci metto gli altri controlli. Ecco, mettere dentro significa fare un'operazione di questo genere. Prendo il contenitore, mi faccio restituire l'elenco dei figli, che è una collection, una lista, e a questa lista, il metodo add delle liste, aggiungo il nuovo elemento. Automaticamente questo nuovo elemento viene visualizzato. In realtà non è visualizzato non ancora perché lo show lo faremo solo qua sotto. Però virtualmente lo visualizziamo, lo mettiamo, entra a far parte della scena. E tutte le volte che aggiungiamo, togliamo dei fili, degli elementi, la scena viene aggiornata dinamicamente, viene reimpaginata, succede tutto senza che noi dobbiamo esplicitamente fare nulla. Quindi i metodi di paint, di repaint, eccetera, che sono tipici di altri tipi di toolkit grafici, qua non li vediamo, no? Sono gestiti in automatico. Quindi, qualunque, diciamo, altro contenuto vogliamo aggiungere, il meccanismo sarà sempre lo stesso. Creo un nodo, lo aggiungo, creo un altro nodo, lo aggiungo e così via. È chiaro che lavorare a codice è un po' complicato se non ho perlomeno fatto un disegno un po' ordinato, diciamo, su un foglio di carta in cui ho deciso prima bene che cosa devo mettere. Altrimenti ci si perde, no? Se avessimo, cioè, 5 rettangoli e 2 bottoni, in che posizione relativa sono uno rispetto all'altro? Non lo so. L'altra cosa che dobbiamo tenere in mente per dopo è che questo rettangolo è un oggetto, io ho un riferimento a questo oggetto, l'ho chiamato R per pigrizia, magari gli dovrei dare un nome un po' più diciamo, significativo, se lo voglio riusare dopo. Perché poi questo R continua a essere un oggetto vivo, se poi lo voglio spostare, se gli voglio cambiare colore, se lo voglio fare più piccolo, avrà tutti i suoi metodi in cui cambio, che ne so, il set fill, lo posso chiamare anche tra un po' e dopo quel blu diventa verde. Cambio le proprietà dell'oggetto e automaticamente innesca tutto il ridisegno dell'interfaccia utente. Quindi gli oggetti che ci interessano, con cui ci interessa interagire nel resto del programma, nel resto dell'applicazione, li abbiamo direttamente. Non è l'unico modo, come vedremo più avanti. Quindi il lavoro di creazione della scena è partire da uno stage e riempirlo di nodi. I nodi giusti nel posto giusto, ma questo si può fare in tre modi. Uno è quello che abbiamo appena visto nell'esempio precedente. Creo nuovi nodi, li aggancio. Un secondo è usando un pattern di programmazione leggermente diverso, che è basato su classi cosiddette builder, con una programmazione tipo, come si dice, fluente. Adesso vi faccio vedere qualche esempio più avanti, in realtà noi non useremo un granché. Però per chi deve, diciamo, creare pesantemente, è più, diciamo, tanti nodi, tante interfacce, è più veloce che non fare in questo modo qua. Ha un unico svantaggio che non ti restano gli oggetti, i riferimenti agli oggetti che hai creato uno per uno, perché è tutta un'istruzione, una catena di istruzioni lunghissima in cui alla fine hai creato gli oggetti. Se qualcuno di voi casualmente ha già usato jQuery, la filosofia è la stessa, se no ignorate l'ultima frase. E poi c'è il terzo modo di creare i nodi di una scena, che è quello di usare il linguaggio FXML. FXML è un miscuglio di FX con XML, cioè è un linguaggio basato su XML. Sapete cos'è XML? No, sapete cos'è HTML? Sì. HTML ha una serie di tag predefiniti, no? La struttura di una pagina HTML è una serie di
li chiamiamo tag in HTML, il nome corretto sarebbe elementi, quindi head, body, title, p, ul, li, questi sono tutti elementi dell'HTML che si aprono e si chiudono e hanno del contenuto al loro interno. XML è come l'HTML, ma dove gli elementi non sono quelli predefiniti dell'HTML, ma possono essere qualsiasi, detto molto brutalmente. E in questo caso, in FXML, i nomi degli elementi non saranno PLI, IMG, HRF, ma saranno, proviamo a indovinare, il nome dei nodi che ci voglio mettere dentro la scena. Quindi io descrivo, voglio un nodo dentro un altro, mettendo un tag XML, FXML, dentro un altro tag FXML. In HTML, ricordate, oltre che ai tag, o elementi, li chiamiamo propriamente, avevamo anche gli attributi. Image era l'elemento, source uguale, era un attributo di quell'elemento, in cui dicevo che l'immagine si trovava a quell'indirizzo. A, href uguale, href è un attributo dell'elemento A. Anche qui abbiamo elementi ed attributi, dove gli elementi sono i nodi, gli attributi sono le proprietà dei nodi. Proprietà, ad esempio, il colore del rettangolo, la dimensione del rettangolo. Quindi, nel linguaggio XML, che è praticamente concettualmente la stessa cosa dell'HTML, ma con dei nomi di tag diversi, descrivo quell'interfaccia utente. Meglio ancora, uso un tool grafico per disegnare quell'interfaccia utente lì, per posizionare quegli elementi. Questo tool grafico mi salverà un file, che è un file FXML, e poi c'è una riga, un'istruzione, c'è una classe che si chiama FXML Loader, che legge questo file FXML e ci pensa lei a creare i nodi. Leggendo tutti gli altri, o per ogni elemento crea un nuovo nodo, quindi io non devo più scrivere neanche, no, una sola riga di codice, cioè, okay, scrive FXML Loader.load, tra parentesi il nome del file, finito. E noi useremo questo metodo, useremo lo Scene Builder, che è un software che vi ho detto utile scaricare, proprio per disegnare queste scene, oggi impariamo a farlo. E il risultato è una cosa di questo genere, qui ho preso un frammento a caso di un FXML, che fa vedere che c'è un nodo HBox che contiene come figli tre bottoni, e poi contiene anche un'immagine, non dentro l'HBox, ma a fianco, c'è anche un'immagine. Quindi abbiamo un nodo dentro un altro, questi sono gli elementi, elemento HBox, elemento button, elemento ImageView, che corrispondono ai nodi, è sempre la stessa cosa, sono sempre gli stessi nodi, descritti in un linguaggio diverso. E qui dà le proprietà, l'allineamento, la spaziatura, dove è ancorato sinistra-destra, questo HBox. E i vari bottoni, cosa c'è scritto? Text new, su un bottone sarà scritto new, sull'altro sarà scritto save, sull'altro sarà scritto delete. Allora, questo lo posso fare con l'attributo text uguale new, oppure in Java avrei fatto button.setText tra parentesi new. Le proprietà dell'oggetto sono la stessa cosa degli attributi dell'elemento XML. C'è un parallelismo 1-1, imparato il concetto, si scrive solo in un modo o nell'altro. In realtà noi l'FXML non lo dovremmo neppure mai scrivere, lo costruiamo graficamente, solo per avere un'idea di che cosa sta succedendo, no? E quindi una volta che abbiamo questo file FXML, la nostra applicazione, il nostro metodo start si semplifica ulteriormente. Lo stage ce l'ho già. Lo stage ce l'ho già. La scena la creo, ma l'elemento radice non me lo costruisco più io a mano, costruisco il gruppo, poi costruisco il bottone, poi aggiungo il bottone al gruppo, eccetera. No, chiedo all'FXML Loader, caricami e creami tutti i nodi e restituiscimi il riferimento al primo nodo, quello di partenza, poi tutti gli altri saranno collegati in cascata. Quindi lì è una riga sola, ma non crea solo il nodo root, crea tutto il grafo della scena e restituisce il riferimento al nodo root, che posso passare nella creazione della nuova scena. Quindi per noi sarà molto più semplice lavorare in questo modo, ma anche perché visualmente riusciamo a vedercele queste interfacce. Questa è un po' la filosofia di lavoro. Io poi, come nota così di metodo, nelle varie file PowerPoint ho sempre un'ultima pagina che si chiama Risorse, in cui ho riportato i vari link da cui ho preso il materiale, da cui ho preso gli esempi, eccetera. Io cerco,
ogni volta che prendo qualcosa altrove di riportare il link sotto, sia diciamo così, per correttezza del riuso, sia perché poi voi volendo potete andarvelo a vedere, no? Dove l'ho preso e approfondirlo. Vabbè, questo dal punto di vista di, diciamo, l'introduzione generale. Se non dovessimo, scusate, se non dovessimo programmare in JavaFX, ma dovessimo solo venderla, probabilmente ci basterebbe questo. Invece, dovendoci lavorare, rivediamo le stesse cose, le riprendo in modo un pochino più approfondito. No? Prima volevo darvi un'idea del punto d'arrivo. Adesso cerchiamo di capire meglio i vari passaggi e li intercaliamo anche con degli esempi pratici. Quindi costruiamo le cose che via via vi racconto. Io, diciamo così, ho diviso questo argomento in due blocchi, uno che ho chiamato fundamentals, cose fondamentali, che cominciamo a vedere oggi, perlomeno vedremo questi primi tre punti, se non ho sbagliato i tempi, mentre il quarto lo vedremo più avanti, quando cominceremo a vedere gli algoritmi e avremo bisogno di visualizzare i dati che saltano fuori dagli algoritmi, finora non ci serve ancora, quindi il punto in grigio lo vediamo più avanti. E poi ci sarà un altri argomenti, diciamo, più di approfondimento, tipo i grafici, no? Tipo le animazioni, cose di questo genere, che però inseriremo quando sarà necessario, quando ci servirà, no? Durante il corso. Quindi adesso abbiamo una base, poi ci innesteremo sopra degli approfondimenti, se vogliamo. Allora, punto 1 e 2 significa capire meglio ciò che abbiamo visto e accompagnarlo con degli esempi. Punto 3, invece, cominciamo ad andare un pochino avanti sulla parte degli eventi, ossia rendere interattivo questo grafo della scena, questo sì, grafo di scena. Perché finora un conto è mettere gli elementi sulla pagina, ma poi gli eventi dovranno ben fare qualcosa. Un bottone, quando lo schiaccio, deve fare qualcosa, se no è inutile, no? Allora, cominceremo a imparare a fare anche questo. Passo base, struttura di un'applicazione. Vabbè, questo dice quali sono i vantaggi di usare JavaFX e ci ricorda che in realtà noi possiamo lavorare su tre livelli diversi. Cioè un'applicazione è fatta di tre parti separate che in qualche modo competono competenze diverse o richiedono competenze diverse. C'è lo sviluppatore propriamente detto dell'applicazione che deve decidere che cosa fa il programma, che cosa fa con i dati inseriti. E questo lo facciamo in Java, lo facciamo in un linguaggio di programmazione. Poi c'è la parte di interfaccia utente, UX designer sta per user experience designer, cioè il progettista della user experience, dell'esperienza utente, dell'interfaccia utente, della tipologia di interazioni che ci devono essere tra utente e l'applicazione. Cioè chi decide che cosa l'utente vede, quali sono i bottoni, i controlli, se quel dato lì mostrarlo in una casella di testo, mostrarlo in modo grafico, se quella scelta tra 10 voci farla usando una tendina, usando dei bottoncini, usando dei link, faccio delle scelte e quindi progetto l'interfaccia. Noi separeremo le due attività perché da un lato possiamo programmare in FXML, graficamente, interattivamente, dall'altro invece dobbiamo per forza programmare in codice Java. Si potrebbe fare tutto in Java, ma normalmente non ci conviene. Poi c'è un terzo livello, che per ora ignoriamo, che è quello dell'aspetto grafico. Quando io creo un bottone e lo metto su uno stage, quello viene fuori, non fatemi dire di che colore è tra il grigio e l'azzurro. Non mi impegno a chiamarlo in un modo o in un altro. Quello è il suo colore. Volendo però posso cambiare il colore, posso cambiare i bordi, posso cambiare le sfumature, eccetera, eccetera. Cambiare l'aspetto grafico praticamente di ogni cosa. C'è un linguaggio a parte solo per definire l'aspetto grafico degli elementi. E sono i cosiddetti fogli di stile. In JavaFX hanno usato pari pari lo stesso concetto di fogli di stile che si usa nelle pagine web, nelle pagine HTML.
Non so se avete già visto qualche cosa quando avete fatto programmazione in PHP, sicuramente i CSS li rivedrete anche nel corso di IDOI, quindi li faremo insieme. Ciò che cambia ovviamente è che i CSS usati in una pagina web servono per dare aspetto grafico ai tag, agli elementi HTML e quindi hanno certi attributi che il browser web, Firefox o Safari o quello che volete, è in grado di interpretare. Qui invece gli elementi su cui si applicano sono i nodi della scena e le proprietà grafiche che posso applicare sono un pochino diverse, cambiano i nomi. Ad esempio tutte le proprietà grafiche qua si chiamano trattino fx trattino qualche cosa, per non confondere con le analoghe dell'HTML. Ma a parte i nomi, i concetti sono gli stessi, quindi imparate una volta, li usate ovunque. Ovviamente l'aspetto grafico, ogni nodo ce l'ha già di default, quindi possiamo anche non far nulla. Se ci va bene, l'aspetto grafico uniforme blu e grigio. Quando poi vorremmo, o se vorremmo qualcosa di più, diciamo così, esteticamente avanzato, senza toccare il codice Java, senza toccare il layout FXML, andiamo ad agire sulla componente grafica, quindi creiamo un file di stile grafico. Parleremo di questo molto più avanti, perché non è essenziale. Ok, diagramma delle classi. Cioè, quali sono le classi? Qui vediamo in modo un pochino più strutturato quello che vi ho provato a raccontare a parole prima. La nostra applicazione è qua. La mia applicazione. Quando la creo, devo estendere la classe application che è javafx.application, come oggetto. La mia classe è un metodo main. Metodo main, come prima cosa, chiama il metodo launch, abbiamo visto. Metodo launch non è un metodo che ho definito io, ma è un metodo della mia classe madre. Questo metodo launch fa delle cose che non conosco, ma di sicuro crea un nuovo stage. E con metodi suoi lo aggancia a una finestra di Windows o di macOS o dell'interfaccia grafica di Linux o dove state girando questa cosa. In realtà questo concetto è ancora più ampio, nel senso che io potrei anche fare applicazioni JavaFX che girano dentro un plugin di un browser oppure dentro su un sistema operativo senza sistema di Windows in cui quindi assumo il controllo completo di tutto il display, per dire, no? Come se fosse un dispositivo embedded. Questo è il problema dell'applicazione. Ciò che fa l'applicazione alla fine mi dà uno stage dentro cui io posso disegnare. Quindi questo stage può essere tante cose diverse. Quello che devo fare io poi, nel mio metodo start, che mi viene creato, viene chiamato, scusatemi, dal launch, in un thread separato, ma questo, come dicevo, è un dettaglio che per fortuna ci è nascosto, creo una nuova scena. E associo questa scena finché lo creo è solamente un oggetto qualunque. Comincia a essere, diciamo così, attivo nel momento in cui lo associo allo stage, cioè metto la scena sulla finestra. Altrimenti avrò tanti bei oggetti, tanti bei nodi che non avranno mai nessun contatto con l'utente, perché l'utente sta dall'altra parte dello stage, sta dall'altra parte della finestra. Allora, associo alla finestra una scena che è fatta di tanti nodi. La scena è fatta di nodi, i figli sono associati come figli della scena, in particolare c'è un nodo radice, esattamente uno, che è il primo, quello più in alto, che è quello che uso per costruire la scena. E ho tanti altri nodi che possono essere o di tipo parent, abbiamo visto, oppure di tipo node non parent, non ha una superclasse, quindi lo metto qua, l'ho chiamato tra parentesi leaf, un nodo foglia che non ha discendenti. Un nodo parent vuol dire che a sua volta un nodo parent può avere dei figli, sbagliato la freccia, non va da parent ma va a node. I figli di un parent possono essere a loro volta altri parent oppure nodi terminali, oppure nodi foglia terminali, che non hanno altri figli. Tutto questo, diciamo così, entra a far parte di un albero, no? Di nodi che partono dalla radice che è agganciata alla scena e arrivano fino ai singoli controlli. Quando c'è scritto nodo, in realtà la classe node noi non la usiamo mai, tra l'altro è una classe astratta. La useremo sempre come parametro, no? Dei vari metodi per passarci oggetti avanti e indietro. Useremo sempre solo sottoclassi di nodo. Beh, questo è riscritto la stessa cosa, direi. Quindi lo stesso esempio di prima, non è esattamente lo stesso, molto simile, questa volta lo vediamo un po' meglio
Nel senso che qui abbiamo il metodo start che riceve uno stage, imposta il titolo della finestra, crea un bottone, ci mette del testo dentro, crea un nuovo elemento root, in questo caso non ho usato un gruppo, ho usato uno stack pane, che è uno dei pane, no, uno dei pannelli usati per fare layout. Li vediamo dopo, ma lo stack pane di fatto permette di mettere vari elementi impilati uno sull'altro. Lo stack vuol dire pila, quindi metto un elemento, poi quando ne metto un altro si mette sopra, quando ne metto un altro si mette sopra ancora. E serve per fare effetti mostra, nascondi, cose di questo genere. Se ne ho un elemento solo, va bene. A meno che io poi non cambi le coordinate, allora li mette uno sull'altro, ma sfalsati. E poi aggiungo il bottone ai figli di questo contenitore. Quindi vedete che avete la scena. Questa scena contiene un elemento radice, che in questo caso è uno stack, e questo elemento radice contiene un figlio solo, che in questo caso è un bottone. Noi mentalmente dovremmo portarci avanti sempre due viste della scena. Una vista come albero, chi contiene chi, e l'altra vista come layout, come rendering, come visualizzazione. Cosa li vedo? Quindi ragiono in termini di XY, no? Di dimensione di disegno bidimensionale. Ma ci aiuta, vabbè, la differenza tra stage e scene, ci aiuta, dicevo, lo scene builder che ci fa vedere entrambe le viste. Adesso lo usiamo subito. Qui l'unica cosa, l'unico dettaglio che non approfondisco adesso, ma ricordiamocelo per quando ci servirà, l'elemento radice può essere o group, come abbiamo visto prima, oppure una region, come nell'ultimo esempio abbiamo usato un pane che era un figlio di region. Le differenze sono che il group ha una larghezza fissa, per cui se io ridimensiono la finestra mi taglia il contenuto alla finestra, cioè la finestra non mi fa vedere tutto, oppure se allargo troppo la finestra sborda rispetto al gruppo ma gli elementi non si allargano. Quindi è un oggetto molto stupido, diciamo, il gruppo, non fa impaginazione, avevamo detto prima. Mentre invece le region, quindi tutti i pannelli, nel momento in cui uno ridimensiona la finestra, adattano il layout degli elementi interni, quindi in caso di aumento delle dimensioni ridimensionano la scena. Poi ci sono tutte delle regole che sono un capitolo di un libro che definiscono le regole di layout, no? Cosa faccio se un bottone diventa più grosso perché, oppure l'utente ha allargato qualche elemento, oppure ha allargato la finestra, oppure si restringe, cosa capita se la dimensione di l'elemento di layout è più, quella dimensione che ho dato all'elemento di layout è più piccola della dimensione degli elementi che sono contenuti al loro interno. È un casino, no? Detto in termine tecnico, fare il layout, definire le regole di layout buone. Noi non dovremmo andare per fortuna a fare le pulci a questa cosa qua, quindi io la sto prendendo abbastanza alla leggera. E beh, poi ci sono i nodi che per noi hanno, vabbè, i tipi di nodi li abbiamo in grosso modo visti. Ogni nodo ha delle proprietà, e proprietà possono essere proprietà visuali, cioè che ne determinano l'aspetto, e delle proprietà, diciamo, di valore, non c'è un nome giusto. Cioè, proprietà applicative. Immaginiamo una casella di testo in cui l'utente può scrivere. La casella di testo ha delle proprietà visuali, cioè il colore dello sfondo, il colore del bordo, il colore del testo scritto, la dimensione, la larghezza, l'altezza, la posizione XY. E poi c'è un'altra cosa che è il testo scritto lì dentro in quel momento. Quella è un'altra proprietà della casella di testo. È la più interessante perché è quella che all'applicazione magari serve se ho scritto Pippo oppure Pluto. Sono tutte trattate nello stesso modo, sono tutte proprietà dei nodi. Alcune sono proprietà, appunto, che ne determinano l'aspetto visuale, altre sono proprietà che hanno anche una valenza applicativa, di contenuto. Quando disegno un chart, un diagramma a torta, vabbè, la larghezza delle fette, sì, ha un'implicazione visuale, ma soprattutto un dato di lavoro, un contenuto. Per fortuna possiamo anche qua partire dal contenuto e poi layout, aggiustarlo, aggiungere proprietà visuali in un secondo momento quando il contenuto sarà a posto. Quindi diciamo, noi ci concentreremo soprattutto sulla parte di contenuto. E poi i nodi fanno un'altra cosa. I nodi, tutti, quasi, informano costantemente di ciò che l'utente sta facendo loro. Sono molto suscettibili. Quindi
Quindi tutte le volte che abbiamo un nodo, immaginatevi un bottone, e l'utente ci clicca sopra, o una casella di testo, l'utente ci pigia un tasto, oppure anche solo spostando il mouse ci passa sopra, e il nodo lo dice, lo informa, guarda che l'utente mi ha cliccato, guarda che l'utente ha scritto X, guarda che l'utente ha spostato il mouse. Queste informazioni, si chiamano eventi, sono oggettini Java, che contengono 3-4 informazioni essenziali, dicono chi è l'elemento che si è lamentato e qual è il motivo per cui si è lamentato, per cui ha voluto informarmi. Questi eventi possono essere catturati da noi, dalla nostra applicazione. Normalmente vanno persi, cioè vengono generati decine di migliaia di eventi, tutti buttati via, rigorosamente. Poi non è proprio così, perché lui sa che se non ti interessa non lo genera, ma è un'ottimizzazione. Concettualmente, ogni volta che facciamo qualcosa, respiriamo vicino a una finestra, i nodi che se ne accorgono generano qualche evento. Noi possiamo decidere di intercettare alcuni di questi eventi e far chiamare un metodo di un oggetto di nostra scelta quando viene generato un certo evento su un certo nodo. Cioè, quando l'utente clicca sul bottone OK, voglio che venga chiamato questo metodo. Cosa fa quel metodo? Vai, piena libertà. Può scatenare la guerra termonucleare globale, oppure può chiudere la finestra, oppure può salvare il dato. Dipende da cosa fa quel codice Java. L'importante è che è un meccanismo per farmi attivare, richiamare delle funzioni quando l'utente fa qualcosa. Quindi il mio programma può stare passivo. L'utente guarda, eccetera, scrive, eccetera. Quando io ho deciso che c'è un evento dell'utente che mi interessa, intercetto quello e una volta che se ho premuto il bottone OK, posso andare a vedere magari cosa ha scritto l'utente nella casella di testo. Posso salvarlo, posso cancellarlo, posso controllare se è buono, se è valido. Posso modificare altre caselle, altri dati, altri controlli. No, a quel punto sono io nel codice e posso andare a leggere e scrivere le proprietà di tutti i nodi. Quando dico leggere e scrivere le proprietà di tutti i nodi, ho detto qualunque cosa posso fare. Leggere i valori, modificarli, cambiare colore, cambiare numeri, spostare le lancette, togliere e mettere degli elementi della pagina, tutto, sono tutte proprietà di nodi. Anche i children sono una proprietà di un nodo. Quindi ho la piena libertà. Lo faccio quando succede qualcosa nell'interfaccia utente che mi interessa e vengo informato esattamente in quel momento. Quindi, a livello di terminologia, parliamo di eventi. Normalmente sono generati dalle azioni, a seguito delle azioni dell'utente. Quindi abbiamo l'utente che lavora sulla finestra, la finestra lo stage, passa l'informazione alla scena, la scena passa l'informazione al nodo, il nodo dice l'utente mi ha toccato. Spara un evento. E il nodo sa se quell'evento interessa a qualcuno. Perché se mi interessa ricevere l'informazione che qualcuno ha cliccato sul bottone OK, devo preventivamente dire al bottone OK mi interessa. E questo dire mi interessa significa registrare un gestore di eventi, no? La terminologia è quella di definire o registrare un gestore di eventi su un nodo. Dire a quel nodo, guarda, tutte le volte che vieni premuto, informami. Ok? E posso scegliere a quale nodo dirlo e per quali tipi di eventi. Magari un bottone mi serve quando è premuto, ma non me ne frega niente se il mouse è passato sopra. Se invece è un'interfaccia di disegno, più avanti faremo degli esempi quando saremo un pochino più bravi. Tutti voi immagino conoscete il giochino Razzle, no? Per disegnare le parole. Allora lì interessa se passi sopra. Ti interessa quando hai toccato il primo tasto, ma poi sugli altri neanche quando ci passi sopra. Allora, lì sono bottoni in cui non interessa solo quando è premuto, interessa anche quando ci passi sopra, quando il mouse si sposta. In quel caso il dito non è il mouse, lo faremo col mouse. E quindi devo scegliere tra i tanti tipi di eventi che, qui ce ne sono alcuni elencati, che il nodo può generare, quali mi interessa seguire. Poi ci sono, fin qua questi concetti sono comuni a praticamente tutte le interfacce utente.
Cambiando leggermente la terminologia, se avessimo parlato di JavaScript anziché di JavaFX dentro il browser, avrei detto praticamente le stesse cose. Perché se vogliamo è la filosofia delle interfacce utente grafiche che negli ultimi 20 anni si è perfezionata, ma è sempre la stessa come concetti di base. Poi JavaFX in più ha delle cose aggiuntive, diciamo così, particolari, molto comode, che se vogliamo estendono un pochino i modelli, i pattern di programmazione normali in Java. Voi avete probabilmente presente che quando fate un oggetto in Java avete una serie di proprietà, che sono dei campi privati, e poi per il principio di information hiding i campi interni sono sempre proprietà private, e poi per ciascuna proprietà privata normalmente, se la volete rendere visibile e modificabile, aggiungete il cosiddetto getter e setter, cioè un metodo get e un metodo set che permettono dall'esterno di andare a modificare il valore di quella proprietà. Questa convenzione, che tra l'altro è una convenzione abbastanza rigida, che dice il nome del getter deve essere esattamente get e poi il nome della proprietà con la lettera maiuscola, regole di questo genere, non ne possiamo scegliere noi, cioè possiamo fare quello che vogliamo, ma la convenzione ci richiede di farlo così, fa parte di una convenzione che è detta di convenzione Java Beans, cioè oggetti Java facilmente interoperabili perché hanno un'interfaccia, una serie di metodi fatti in modo convenzionale. Le property sono un'estensione delle Java Beans che estendono il concetto di get e set, rendendo intercettabile, in certo senso, e anche poi dilazionabile, ad esempio, l'operazione di set. Cosa vogliono dire queste due parole che ho detto? Vuol dire che se io cambio la proprietà di un oggetto, qualcuno cambia la proprietà di un oggetto, qualcuno cambia il colore del rettangolo, chiunque sia questo qualcuno, io potrei essere interessato a saperlo. Allora, la proprietà colore del rettangolo è osservabile. Cioè, altri possono essere interessati a ricevere l'informazione che questa proprietà è cambiata. Il colore rettangolo non è che cambia da solo, ma il testo di una casella di testo può cambiare per mille motivi, perché l'utente l'ha scritto qualcosa, perché il programma ha modificato quella proprietà, ma tutte le volte che cambia il contenuto di una casella di testo, magari io voglio lanciare una procedura di validazione che mi dice se quella cosa è giusta o no. Immaginate quando fate il login o scegliete una password, man mano che scrivete vi dice in tempo reale valido o non valido. Ogni volta che quella proprietà cambia lo voglio sapere. Allora, con le Java Beans normali, quando un metodo get e set, chi chiama il set non ha effetti collaterali. Non so se uno chiama set su un oggetto, non posso dire a quell'oggetto dimmelo. Non me lo dice lui. Invece, le Java Property fanno questo, cioè le JavaFX Properties fanno questo lavoro, e sono un pochino più complicate da definire un oggetto tipo Property rispetto a una proprietà normale di un Java Bean, no? Però ti permette di osservare le proprietà degli altri. Tutte le proprietà dei nodi sono fatte in questo modo, quindi io posso voler osservare qualunque proprietà di qualunque nodo, e non solo dei nodi. Primo. Secondo, ho detto, quindi è osservabile. Secondo, è dilazionabile. In un'interfaccia utente c'è il problema che se io dovessi ridisegnare ogni elemento della scena ogni volta che cambia qualcosa, i programmi sarebbero lentissimi. Uno dei problemi di efficienza è quello di riuscire a capire se è cambiata una cosa, se l'utente ha spostato il mouse o ha cliccato quel bottone, che cosa altro deve cambiare, e cambiare solo quello che è necessario davvero cambiare. Quindi io magari, dicevo, sono interessato a sapere quando quel valore cambia. Va bene, me lo dici, ma dopodiché se io a seguito della variazione di quel valore decido di cambiare un altro valore ancora, l'interfaccia utente deve sapere se questo secondo valore lo deve cambiare subito, oppure magari può aspettare un po' perché in quel momento quell'altro valore non è visualizzato.
perché magari ne sto cambiando altri 6 insieme, quindi aspettiamo che siano finiti i cambiamenti e poi li cambiamo tutti insieme, per evitare di ridisegnare la videata ogni volta. Allora, è un meccanismo che capiremo meglio più avanti quando faremo i bindings, che si chiama lazy evaluation, cioè valutazione pigra. Io so che devo rivalutare quel valore, che devo ricalcolarlo, ma non lo calcolo fin quando non mi serve davvero, non mi serve usarlo. E quindi so che 3 più 2 fa 5. Qualcuno mi cambia il 3 e me lo fa diventare 4. Allora, io so che dovrò fare 4 più 2. Ma non lo faccio ancora, perché magari non mi serve, magari quel 4 cambia ancora e diventa 7. Quindi è inutile che sprechi tempo per fare un'operazione il cui risultato non mi serve adesso. Ho una property che dipende da altre property, da altri valori, la cui valutazione è stata ritardata. Io avrò ancora scritto, se andassi a vedere, se potessi aprire il computer e guardare dentro, vedrei 6 più 2, scusate, 4 più 2, 5. Il 4 è stato cambiato, ma il risultato non l'ho ancora ricalcolato. E rimarrà così. Fino a quando qualcuno farà un get di quel 5, la proprietà dirà, ah beh sì, tu vuoi vedere il valore? Aspetta un attimo che lo ricalcolo perché quello che c'è, questo 5, non è valido, non ti posso restituire questo. Non lo calcolo solamente quando serve. Quindi la proprietà sono dei campi di un oggetto che possono essere osservati, cioè gli altri possono sapere quando cambiano, e che hanno la capacità di ricalcolarsi solamente quando serve. Tutto questo è essenziale per avere efficienza. Poi, come sempre, nulla si fa da solo. Saremo noi che dovremo scrivere del codice in modo che queste cose succedano. Ma ci sono già una serie di classi predefinite, tutta una serie di property predefinite che faranno di solito il lavoro per noi. Questo lo useremo molto quando dovremo prendere degli elementi di interfaccia utente e collegarli uno all'altro. Cioè sposto una levetta e deve cambiare, che ne so, il valore di un'altra variabile altrove. Se voglio farlo fare in modo dinamico, uso questi meccanismi qua. Adesso, diciamo, nella prima applicazione non le useremo queste cose. Quando vedete però scritto property, non spaventatevi, sono una versione evoluta con queste capacità qua, dei soliti metodi get e set che conoscevate per il momento. Infatti l'argomento complesso è quello cosiddetto di bindings, che serve per collegare una property a un'altra e quindi definire, diciamo, automatizzare alcune operazioni nell'interfaccia utente senza più nessuna riga di codice, no? Dichiaro che questo è collegato a quell'altro e saranno le property che si parlano tra di loro, ma questo lo affrontiamo quando ci serve. Allora, questo, se vogliamo, sono i concetti di base. Alcuni ci serviranno subito, altri, tipo i binding, le properties, ci serviranno parecchio più in là, altri, come gli eventi, ci serviranno non subito, ma quasi. Allora, cominciamo ad andare sul pratico. Pensiamo di cominciare a costruire una qualche piccola interfaccia, no? E vediamola poco per volta, usando dei nodi. Allora, innanzitutto dobbiamo, prima di aprire Eclipse, dobbiamo dotarci di due strumenti, no? A parte gli editor, il software che installiamo, ma per poter lavorare, guardate la quantità di nodi, ciascuno di questi avrà probabilmente 50 proprietà diverse, siamo bravi, ecco, ma non è che ci ricordiamo sempre tutto, io no. Allora, JavaDoc User Friend è la prima cosa, no? Nel senso che teniamo sempre pronta una finestra sulla documentazione di JavaFX. C'è sul link sul sito se volete, ma basta che voi cerchiate JavaFX, JavaDoc nella documentazione e vi dà l'elenco di tutte le classi, tra cui, se volete, andiamo a cercare il famoso node. Così capite da dove ho preso quel grafico, la node alla N. Vi siete abituati a guardare JavaDoc quando facevate Java prima? Io insisto sul fatto di andare tante volte proprio a leggere anche insieme le descrizioni dei metodi, le descrizioni delle classi, perché poi
Va bene il bigname che magari sulle slide c'è scritto una certa cosa, ma per capire davvero come funzionano le cose, o uno va alla fonte, alla specifica, o se no. Noi abbiamo ad esempio la classe nodo, e qui racconta un po' cosa fanno i nodi, è una classe, la vediamo qui, è una classe normale. Direct non subclasses, le sottoclassi di nodo sono canvas, imageView, mediaView, parent e shape. Quello che avevo messo prima nel grafico, essenzialmente. Ho solo lasciato fuori il mediaView, che sarebbe il media player per filmati, audio, cose del genere. Se vado in parent, dentro parent mi dice che ho control, group, region, eccetera, e vedete che Node come classe, a parte tutto lo spiegone iniziale, ha tutta una serie di proprietà, properties, ne abbiamo appena parlato. No? Blend mode, bouncing local, bouncing parent, cache int, cache clip, cursor, depth text, eccetera. Il 90% di queste non ce ne fregherà mai nulla. Però se vogliamo cambiare qualche proprietà di qualche elemento, sono tutte elencate qua. Che ne so, mi sembra che ci sia un min white, per dirne una. Min white è una proprietà double, che è la larghezza minima di un certo nodo. Ma questa è una proprietà definita su node, quindi si applica a tutti. Quindi quando voglio che una certa cosa sia larga almeno 10 pixel, posso settare il min white di questa cosa qua. Se il suo contenuto è più piccolo, vabbè, lascerà, avrà dello spazio vuoto intorno, oppure nel caso di un'immagine l'allargherà. No, per dirne una. Queste sono property, quindi le posso leggere, le posso scrivere, le posso osservare, eccetera, eccetera. Property, paginate di proprietà. Scusate. No? Quindi paginate di proprietà, andiamo avanti. Dopodiché ci sono i metodi, metodo costruttore, vabbè, il nodo da solo non lo costruisco mai, infatti vedete che il costruttore è protetto, vuol dire che non lo posso chiamare dal di fuori di quella classe lì, lo posso chiamare solo le sottoclassi. E poi ho i metodi, add event, autosize, blend, anche qua di nuovo il 90% di questi non ci interesseranno, però sono metodi che tutti i nodi, sono figli di node, avranno tutti. Ce n'è anche qui paginate. Ovviamente ciascuno di questi, ne clicco uno a caso, se lo cliccate vi dà un sommario essenzialmente dei suoi metodi, la spiegazione. Questi poi sono metodi molto semplici, quindi la spiegazione per fortuna è breve. Quando poi andate su un nodo concreto, che so, prendiamo un bottone, no? Parent è dentro control ci sono tutte le sottoclassi. Dunque, è dentro label del bottone, label button base, button, no? Cioè, ma noi non interessa sapere a memoria la gerarchia, perché se sapete che vi serve un button, andate a cercarli qua, sono in ordine alfabetico. E la descrizione del button è la stessa, c'è un po' di spiegone all'inizio, delle property, in questo caso sono solo due. Cancel button e default button, vuol dire, guarda, questo è un bottone annulla o è il bottone di default, che è quello che verrebbe premuto automaticamente quando battete invio, anche se non ci cliccate sopra. Ma poi c'è tutta una serie di proprietà ereditate da tutte le superclassi. Quindi button era figlio di button base ha armed on action. Arm vuol dire bottone armato, cioè premibile, oppure disabilitato se non è armato, e on action è gestore dell'evento che viene richiamato quando qualcuno preme il bottone. Ma poi a sua volta eredita da labeled, che raccoglie i controlli che dispongono di un'etichetta labeled. E quindi c'è tutta l'informazione sull'etichetta scritta, il font, la dimensione, il colore, eccetera, proprietà della superclasse. Parent, e poi c'è tutte quelle di node, quelle paginate là, e ci sono ovviamente uguali in tutti i nodi. E poi i metodi, anche qua ci saranno 4-5 metodi specifici di quel nodo, più tutte le paccate di metodi ereditati da tutte le superclassi. Poi, per fortuna ce ne serviranno solo alcuni, no? Ma sappiamo che possiamo. Poi,
guardateli un attimo, sono tutti uguali. Sono tutti get, per ogni get ci sarà un set. E questi get e i set sono gli stessi identici delle property che ci sono sopra. No? Perché con questa convenzione di nomi le cose si scrivono 4 volte, no? Sembra quando fate le tesine. Allora, questa teniamola, abituiamoci a navigarla, questa documentazione. Poi c'è un'altra cosa che è scaricabile, che si chiama, è richiamata qua nelle slide, si chiama JavaFX Ensemble, credo che si pronuncia la francese, perché non saprei come pronunciarlo all'inglese, che è un'applicazione demo, quindi si scarica dal sito della Sun, dove sotto il nome JavaFX Demos and Samples, e è fatta così. Sì, che voglio. Allora, è fatta così. JavaFX Ensemble è un programmino scritto in JavaFX, quindi se la volete vedere, ma non volete, ve lo dico io, si può andare a vedere anche il sorgente. Ma soprattutto è fatta di tanti esempi. Ha 2 sezioni qua, vedete, Samples and Documentation. Documentation non è altro che il JavaDoc di prima. Quindi se vogliamo andare a prendere, dov'è che eravamo? Dentro scena, dentro node, e c'è esattamente la stessa cosa di prima, dentro questo programma qua. In realtà è un po' una fregatura, perché questo programma va a prendere solo da web, quindi se non siete collegati alla rete, qua non vedete nulla. Quindi in realtà guardarlo qua, guardarlo dentro un browser è esattamente la stessa cosa. Ma la parte invece interessante sono gli esempi. E sono tanti esempietti di applicazioni complete di una pagina di codice, quindi una sola classe, cose semplici, tutto sommato, e ciascuno fa vedere un aspetto. Ad esempio, se andiamo a prendere, noi ci concentriamo sulle parti facili, i controlli, vogliamo vedere, che ne so, questo qua. Choice box, che è una cosa che fa così, no? Che ti permette di scegliere tra varie voci. Se vuoi sapere quali oggetti usa, te lo dice qua. API Documentation ti punta alla documentazione dell'oggetto choice box, che è questo che viene dimostrato qua. Su scene un pochino più complesse ti fa vedere la documentazione di tutti gli oggetti che sono coinvolti. Quindi, io voglio fare quella roba lì, andiamo a prendere l'esempio e copiamo, andiamo a vedere cosa hanno usato. Esempi simili, e poi c'è tutto il sorgente. Cioè, come si fa? Questo qua puoi fare copia e incolla dentro Eclipse e funziona, eh? È completo. In questo caso vedete che è brevissimo, vabbè, anche perché per mettere un bottone. Inizia lo stage, vediamo se si ingrandisce, no? Non si può cambiare il font di questo, purtroppo. Al metodo... Qui uso un metodo init anziché start, ma in realtà è solamente il metodo start, in realtà chiama init. Quindi è come se fosse il metodo start questo. Creo il gruppo, crea una choice box e usa il metodo addAll, che è un metodo di list, della collection list, per dire aggiungimi 3 stringhe che si chiamano dog, cat, horse. Aggiungi tutti e 3 agli item compresi dentro il choice box. Quindi popola le opzioni della scelta. Dopodiché il choice box lo aggiunge ai figli della radice del gruppo. In mezzo fa ancora un'altra operazione, select first, cioè dice, guarda, tra gli elementi preseleziona il primo. Infatti il primo era già selezionato, a volte invece si vede vuoto, non devi ancora selezionare, invece in questo caso è già selezionato uno. E questo c'è per praticamente tutti. No, quest'altra cosa qui, puoi scegliere, puoi cominciare a scrivere, e qua c'è sorgente, quindi è una risorsa molto preziosa questo programmino qua, perché agli esempi te li fa vedere, ci puoi giocare, puoi capirli, e poi puoi copiare il codice se ti serve. Quindi questo, insieme al JavaDoc, sono i 2 strumenti di lavoro, praticamente, quando programmiamo. Ok,
Allora, cominciamo magari a solo inizializzare dopo che facciamo una pausa. Un progetto vuoto per vedere gli altri due tool che usiamo. Allora, noi usiamo Eclipse, come vi dicevo, con l'estensione Java, l'estensione Eclipse FX, che quando arriverà. Ecco, per installarla, vi dicevo, prendete una versione recente di Eclipse, va bene qualunque sia la Eclipse for Java che la Java E, dipende, ma se ce l'avete installata dal semestre scorso va benissimo. E dopodiché, per avere quelle due o tre funzioni in più che ci servono per JavaFX, andate nel Marketplace, ok? E cercate JavaFX, è quella più semplice, qua dentro, quando arriva. E tra le varie, qua, qui ce ne sono, JavaFX, vi dà alcune cose, tra cui una, che non è la prima, ma la seconda, è quella che ci serve. Quindi in questo caso non c'è il bottone installa perché l'ho già installato, se no qua ci sarebbe il bottoncino installa, installate questo e siete a posto, siete pronti per partire. Mi raccomando, controllate di avere la virtual machine, la JDK 7 della Oracle. Nel dubbio disinstallate tutto ciò che ha Java nel nome e installatevi l'ultima versione, la JDK 7, altrimenti non trova JavaFX perché non c'è la libreria stessa. Ok. Quindi la prima cosa è creiamo un nuovo progetto, chiamiamolo progetto di benvenuto, avendo installato il plugin EFX Clips, ci aggiunge tra le varie tipologie di progetti, voi avevate Java, no, usato sempre, e aggiunge una voce JavaFX. Dentro questa voce ci sono alcune cose che ci interessano, altre no. Quelle che ci interessano è JavaFX Project, un nuovo progetto, che in realtà è un progetto Java, ma configurato con le librerie JavaFX, quindi ci avanza un passettino di configurazione, non è che faccia grandi cose. E poi ci servirà Main Class, la classe che contiene il main. Il resto praticamente non ci serve di queste varie voci. Allora, creiamo un nuovo progetto JavaFX. Mi raccomando, controlliamo ancora una volta che sia l'1.7. Project name, benvenuti. Lo creiamo. Normalmente ci va bene, quello che ci propone. Lui ha creato questo progetto con queste gobbette disegnate, un'icona leggermente diversa, per ricordarci che non è un progetto Java normale. E vedete che tra le librerie, oltre la JRE normale, aggiunge un JavaFX SDK. No? Che normalmente nei progetti Java non ci sono, che non è altro che un riferimento a questa libreria JFXRT, JavaFX Runtime. Quindi ha fatto questo. Dopodiché in source non c'è nulla, noi ci creiamo un package in cui mettere la nostra applicazione, it.polito.benvenuti, ad esempio. E dentro questo package creiamo una classe main. Quindi vado di nuovo in Header, JavaFX main class. Vai. it.polito.benvenuti, la chiave benvenuti. E mi crea uno scheletro col main, il launch, lo start e poi posso cominciare a scrivere, no? Quindi quello che abbiamo visto finora nelle slide. Cominciare a scrivere, come prima cosa, dicevo, vogliamo creare lo stage in modo grafico, in FXML. Non c'ho voglia di mettermi lì a creare i metodi con Java. Allora usiamo, di nuovo altro tool da scaricare, JavaFX Scene Builder. C'è la versione 1.0 dichiarata stabile, c'è la versione 1.1 in beta, ma va benissimo, la 1.1.
c'ha qualche funzioncina in più, quindi, ma sono abbastanza analoghe e a volte parte anche. Eccolo qui, la manina. Adesso su sto schermo qua col proiettore un po' sacrificato. Ok, ma ciò che abbiamo è al centro, aspetta, non riusciamo a, no, a rimpicciolire il cerchio, così, sì. Non va più in là, no, no, non si lascia, vabbè, al centro è la scena, di dimensioni convenzionali, nel senso che questa dimensione qui la possiamo cambiare, ma non è detto che sia esattamente la dimensione della finestra. Tanto poi il layout la aggiusta. In realtà la dimensione della finestra la decide l'utente spostandola. Noi possiamo definire la dimensione iniziale della finestra. Qui abbiamo tutti i nodi. Contenitori, quindi gli elementi di layout, o controlli complessi. I controlli, bottoni, bottoncini, eccetera, eccetera. Tutti quelli che ci vengono in mente. I menu vari, menu orizzontale, menu verticale, voce del menu. Le shape, quindi gli elementi grafici puramente decorativi, i chart, quindi tutti i nodi che possiamo volere. Noi creiamo, possiamo creare una nuova scena, in realtà possiamo dire crearla già specificando il contenitore root. Il contenitore root può essere, secondo la legge, secondo la specifica, un qualunque parent, ma in realtà lui te ne propone tre soli, che sono quelli che normalmente si usano. Negli esempi avevamo sempre usato il group, ho spesso usato il group perché è quello più semplice, non ha proprietà da impostare, però è quello più inutile. Normalmente si usa o un anchor, un border, uno stack pane. Stack è quello che, no, si possono mettere oggetti uno sull'altro, il border è quello a 5 zone, possiamo usarlo. Border pane. Border pane, ecco qua sotto mi fa vedere l'albero. Dicevo prima delle due viste. Devo avere in mente l'albero dei nodi, come si collegano gerarchicamente, e l'effetto sul layout bidimensionale di quei nodi lì. Allora qui me li fa vedere entrambi. L'oggetto border mi divide lo schermo in 5 aree, alto, basso, sinistra, destra e centro, e quando aggiungo degli elementi li aggiungerò in una di queste 5 aree. Ad esempio, e poi mi fermo, aggiungo ad esempio un titolo, allora il titolo sarà un'etichetta. L'etichetta è label, l'aggiungo qua, nel top, nell'area top. Vedete che quando ci passo sopra si evidenziano le 5 aree, alto, basso, sinistra, destra, dove sto facendo il drag and drop di quell'elemento, top, la label è top. Sulla destra ho le proprietà dell'elemento attualmente selezionato, tutte le varie properties di prima. Se seleziono il border pane, mi fa vedere properties di border pane, quali proprietà ha lui. Proprietà di tipo vero, il contenuto, informazione vera, proprietà di layout e code, lo vediamo dopo, proprietà per gestire gli eventi. Questi sono tutti gli eventi che lui può generare, il border pane. A me interessa la label. Tra le proprietà di questa label ne ha una che è il testo che c'è scritto dentro. Prima c'era il set text, no? La chiamo applicazione di benvenuto, la allineo, faccio il font più grande, anziché da 12 lo facciamo da 36, così sembra che sia un titolo. Ovviamente in questo modo ho ridimensionato la dimensione dell'area in alto. Poi vabbè, ci sono tutte le varie proprietà in cui le posso modificare, ma per dire. Una volta che ho fatto questo, però c'è solo un titolo, non c'è nulla di utile, posso salvare questa scena, la salvo all'interno del workspace di Eclipse, che se non mi ricordo male era qua, benvenuti, la metto a fianco della classe Java. Qui non la vedo perché c'è scritto solo fxmlfiles, ma è in questa cartella qua.
it.pulito.benvenuti è il percorso dei package, no? Questo. E la chiamo come voglio, benv.fxml. No, lo aggiunge a lui. Per curiosità mia, torno su Eclipse, posso fare un rinfresco a progetto, refresh, e lui all'interno di questo package scopre, oh, guarda, c'è anche questo file. E lo posso andare a leggere, e me lo apre. Vediamo che c'è un border pane, che è il mio nodo radice, che al suo interno contiene, nel top del border pane, nella parte alta, contiene una label con questo testo. Ok? Quindi abbiamo tutto pronto, abbiamo un'applicazione, uno scheletro di applicazione che non fa nulla, uno scheletro di pagina che non contiene ancora nulla, ci prendiamo un po' di pausa e poi cominciamo a riempire di contenuti queste due cose.